dai ghiacciai alpini cercheremo le risposte del clima che cambia. Per raccontare questa storia abbiamo con noi ospite in studio Walter Maggi, glaciologo, responsabile di un team di ricerca di un progetto molto importante. Buonasera, grazie per essere con noi. Salve, buonasera. Lascio a lei la parola per descrivere questo importante progetto, questa raccolta di dati dai ghiacciai che è avvenuta pochi giorni fa, dal 17 al 22 giugno. Che cosa avete fatto? Allora, siamo stati sul ghiacciaio del Monte Rosa, Colle dell'Iss, confine tra Italia e Svizzera, portando un campo apposta con 11 colleghi, e abbiamo fatto una perforazione su questo ghiacciaio. Ghiacciaio che ha circa uno spessore di 120 metri e dovrebbe permetterci di raccontare la storia della nostra atmosfera degli ultimi 100 anni, 120 anni circa. Ecco, quindi voi vi siete trovati a una quota piuttosto elevata, perché si parla di 4.153 metri sul livello del mare. Il vostro team innanzitutto da chi era composto? Allora, avevamo un gruppo, chiaramente due che lavoravano sulla parte scientifica, cioè lavoravano sulle carote, tre che lavorano sulla parte di perforazione, un paio di guide per la sicurezza chiaramente e dei collaboratori stranieri. Avevamo un pakistano e un nepalese che sono persone che ci aiuteranno poi quando andremo in Himalaya a lavorare, erano sul sito per fare un po' di training su questo tipo di attività. Allora, fra poco parleremo degli obiettivi che sono molto importanti anche per capire qual è la salute dei ghiacciai, ma in generale anche della nostra atmosfera, dei cambiamenti climatici. Però, prima di tutto, giusto per capire, chi dobbiamo ringraziare? Quali sono gli enti di ricerca che si sono occupati appunto di questa avventura? Allora, gli enti che hanno partecipato sia finanziariamente che col personale sono il CNR, nell'ambito di un progetto chiamato Next Data, l'associazione EVK2 CNR, che è un'associazione che gestisce la piramide in Himalaya, l'Università di Milano Bicocca, che chiaramente qui io sono il rappresentante, e l'Associazione delle Guide di Alagna, che ci hanno dato un supporto eccezionale da questo punto di vista. Ecco, tutti insieme appunto per cercare di capire quale potrebbe essere l'evoluzione futura della nostra atmosfera. Lei ha parlato di carote di ghiaccio, adesso ci spieghi per bene che cosa sono e come queste carote, l'analisi di queste carote di ghiaccio, potranno aiutarci per capire nel futuro che cosa potrebbe succedere al nostro pianeta. Allora, le carote di ghiaccio sono lo strumento che noi utilizziamo per fare delle ricostruzioni della storia dell'atmosfera del nostro pianeta. I ghiacciai derivano da precipitazioni di neve, quindi il sistema semplice, congelamento in atmosfera dei singoli fiocchi, dei singoli cristalli di neve e trasferimento sul ghiacciaio. Se non viene fusa, se non viene persa questa informazione, si accumula. E noi attraverso la perforazione andiamo a raccogliere questi dati andando indietro nel tempo. Siamo in grado di misurare qualunque parametro praticamente, sia la composizione chimica dell'atmosfera, sia le caratteristiche fisiche, specialmente nel momento in cui c'è stata la precipitazione, ma siamo in grado anche di andare a leggere ad esempio il contenuto di gas serra all'interno di questo ghiaccio, per cui ricostruiamo con una buona precisione, considerando che il Colle dell'Iss permette una risoluzione addirittura stagionale, quindi una buona risoluzione, quelli che sono gli andamenti ad esempio degli ultimi 100 anni del comportamento della nostra atmosfera nella zona chiaramente alpina. Ecco, queste perforazioni le avete fatte pochi giorni fa, immagino che per i risultati dovremmo aspettare un po'. La perforazione è appena finita, abbiamo le carote, sono chiaramente stoccate in attesa di poterle lavorare. La prima fase sarà quella di definire come suddividere le carote all'interno dei gruppi di ricerca e poi dopo cominceremo le analisi. Ecco, questa perforazione è stato il primo passo verso un'archiviazione di dati che poi dopo appunto entreranno a far parte dei modelli per la previsione climatologica, o è un'analisi che insomma si usa già fare da tempo? Dunque, allora, le carote di ghiaccio oramai sono più di 50 anni che vengono prelevate in tutto il mondo, prevalentemente nelle grandi calotte polari, ma anche sulle ghiacciai, diciamo, delle medie latitudini, come può essere il ghiacciaio dell'Iss. Da sempre sono dati che vengono poi utilizzati da chi fa, diciamo, la modellistica climatica per le previsioni future, perché è chiaro che
per poter capire come funziona il nostro clima è necessario capire come si è evoluto nel tempo. È ovvio, noi facciamo un po' la rincorsa, prendiamo la rincorsa per poter permettere poi ai modellisti di raccontarci il futuro. Lei riesce a darci un quadro di quello che è lo stato di salute attuale dei nostri ghiacciai? Allora, i nostri ghiacciai sono in ritiro. Praticamente tutti i ghiacciai delle Alpi hanno subito negli ultimi 50 anni un ritiro più o meno intenso, però diciamo il ritiro è costante. Si stanno anche abbassando di quota, cioè nel senso che perdono superficie, quindi non è soltanto una questione di diventare più piccoli, ma anche di volume diventano molto più piccoli. Infatti nell'ambito di questi progetti che stiamo portando avanti, l'idea è anche quella di archiviare delle informazioni che rischiamo di perdere col futuro, per cui perforiamo i ghiacciai per portare a casa anche degli archivi naturali di informazioni che nel futuro, chiaramente in questo momento non si sa quando, comunque c'è il rischio di anche vengano perse. Ecco, noi di Classmeteo ovviamente siamo curiosissimi di sapere tutti quelli che saranno i risultati che raccoglierete grazie a queste indagini. Io quindi le auguro un buon lavoro, una buona serata, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti, grazie.